Si è svolta a Roma un'assemblea pubblica organizzata dalle sigle sindacali confederali. Con il motto democrazia, stabilizzazioni, collegialità e contrattazioni, unanimi i segretari dei sindacati hanno chiesto al governo di essere uditi, altrimenti sarà lotta dura. Che cosa avete intenzione di fare? Guardi, non dipende soltanto da noi. Noi andremo avanti nella protesta perché ce lo chiede la stragrande maggioranza della categoria. Non ho mai visto in tutta la mia vita gli insegnanti così arrabbiati e ne hanno tutte le ragioni. Di conseguenza noi forniremo come sindacati tutto il necessario supporto perché la protesta prosegua. Sono arrivate intimidazioni, minacce di precettazioni, mistificazioni televisive. Ecco, ma a tutto questo noi rispondiamo che la protesta la continueremo nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dalla legge. La legge consente di rallentare gli scrutini, consente di scioperare per 2 giorni nel periodo degli scrutini e penso che se costretti saremo a fare questo. Ho visto che stanno girando sul web anche delle iniziative di protesta particolari che potrebbero anche diffondersi, e cioè quella di una protesta al contrario dello sciopero, e cioè di eseguire scrutini ed esami col massimo scrupolo e prolungarli per tutta l'estate. In pratica avremo gli insegnanti che invece di scioperare lavoreranno per protesta. Questo DDL va assolutamente bloccato e ritirato, anche perché più va avanti e più le cose peggiorano. Gli emendamenti che vengono approvati non solo non migliorano il testo, ma lo peggiorano. Blocchiamo questo DDL, non ci sono alternative al ritiro, stralciando ovviamente le assunzioni che debbono essere fatte sul fabbisogno delle scuole. Ricordiamoci che ci sono 120.000 supplenze annuali, quindi per coprire quelle si potrebbero fare le assunzioni anche domani. Noi a scuola, per contrastare l'invalsi, abbiamo dovuto avere bisogno del sindacato, contrastare la preside che voleva fare appunto gli ordini di servizio per correggere le prove. Mi immagino che cosa succederà quando noi dichiareremo, e lo dobbiamo dichiarare, il blocco degli scrutini. Noi lo dobbiamo fare. Siamo in piazza insieme al personale della scuola, insieme ai genitori, perché crediamo che la scuola abbia bisogno di una riforma fatta da tutti quanti. Non deve essere una riforma calata dall'alto, dal governo e dal Parlamento, ma deve essere un processo che coinvolge tutti coloro che la scuola vivono tutti i giorni. La nostra protesta non è soltanto per il clima che si creerebbe nelle scuole. Mettendo insieme la scelta dell'insegnante, la valutazione, la destinazione dell'incremento retributivo, il giudizio che è fatto anche dai genitori e dagli studenti, il risultato è che non c'è più il pluralismo culturale e la libertà di insegnamento. La rovinano la scuola così. Fermatevi, cambiatela, toglietela questa cosa. Ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue. Non è giusto, è sbagliata e la scuola non la vuole. Noi saremo qua in piazza giorno dopo giorno e vogliamo che questa mobilitazione, per via dell'importanza della posta in gioco, arrivi a quello a cui non si arriva da anni, cioè bloccare gli scrutini, che non è una cosa contro gli studenti, è una cosa che crea un disagio momentaneo per garantire però un bene che durerà nel corso degli anni. Dobbiamo essere grati agli studenti, perché l'altro giorno a Palazzo Chigi ministri e sottosegretari hanno tentato di scagliare gli studenti contro i sindacati e i docenti, e io penso che è stato importante da parte degli studenti respingere quella strumentalizzazione, perché guardate, in questa fase noi dobbiamo tenere insieme le persone, dobbiamo tenere insieme i sindacati. Hanno tentato anche lì di dividere i sindacati, anche su quello hanno tentato, e noi dobbiamo dimostrargli che siamo uniti, perché uniti si può vincere, e dobbiamo tenere insieme gli studenti e le famiglie.